Ci troviamo alla sede dell'OPI con il presidente Kilin e con la dottoressa Biancato di Aido. Qual è il senso del protocollo d'intesa firmato oggi? Il senso è la continuazione di una collaborazione che va avanti da tantissimi anni. Aido e Ordine Professionale degli Infermieri hanno una collaborazione che è partita inizialmente con la formazione degli infermieri e ora si svilupperà nell'aiuto da parte di quegli infermieri formati nella divulgazione e nella sensibilizzazione della cultura del dono, perché per noi è importante continuare e continuare a parlare di donazione organi. Il codice deontologico degli infermieri c'è proprio un articolo che dà importanza al ruolo della professione infermieristica come colui che informa la cittadinanza, quindi dà un'informazione trasparente sulla donazione di organi e tessuti. Quindi la nostra intenzione è quella di avviare sì un percorso formativo, educativo ai cittadini, ma soprattutto di portare avanti parte del codice deontologico degli infermieri. E volete cominciare dalle scuole? Esattamente, Assolutamente perché è sì. proprio il nostro target da sempre, in modo particolare le scuole superiori e in modo particolare i ragazzi che hanno già raggiunto la maggiore età, perché soltanto una persona maggiorenne può dichiarare la sua volontà. Ma quello che noi faremo sarà come sempre non soltanto sensibilizzare alla donazione organi, ma in modo particolare fare prevenzione. Gli infermieri si occupano di salute per professione, noi ci occupiamo di salute delle persone per vocazione e quindi mettiamo insieme le nostre competenze e le nostre disponibilità per far sì che in Alessandria, in provincia di Alessandria, possano crescere persone in buona salute che possono garantire la continuazione della donazione, perché senza donazione non ci può essere trapianto. Grazie e buona serata.